La confessione, che è l'avacro dell'anima, bisogna farla il più tardi ogni 8 giorni. Io non mi sento tenere le anime lontane dalla confessione più di 8 giorni. Ecco oggi, pace e bene a voi tutti, fratelli e sorelle. In questo giorno, con Padre Pio, ci invita a riflettere su uno dei sacramenti che ci aiuta a rinnovare la nostra fede nel Signore, soprattutto a rinnovare la nostra amicizia con Lui, la confessione. Ecco, la confessione, credo che tutti quanti riconosciamo che San Pio è stato proprio uno dei grandi confessori, ce lo ha indicato anche Papa Francesco, quando proprio nell'anno della misericordia ha voluto che il corpo di Padre Pio, le sue spoglie mortali insieme a quelle di San Leopoldo Mandic che sta a Padova, fossero portate lì nella Basilica di San Pietro come segno di quella grande misericordia che il Signore manifesta attraverso questo sacramento. E che cosa ci dice Padre Pio? Ecco, per chi desidera migliorare continuamente la sua vita spirituale, lui dà un termine per la confessione. Lui dice ogni 8 giorni. Ecco, a volte sembra che sia un po' esagerato. Beh, esagerato per chi pensa che la confessione debba essere fatta ogni una volta l'anno, come si diceva, no? Almeno a Pasqua. E invece, ecco, ci ricordiamo che la confessione è come quell'allenamento per gli atleti. Se un atleta vuole raggiungere una meta grande e importante, si allena ogni giorno. E così nella nostra vita spirituale. Se vogliamo essere sempre in comunione con Dio, abbiamo bisogno dei sacramenti. Il sacramento della confessione, della penitenza, della riconciliazione con il Signore, che ci ricordiamo deve portarci anche alla riconciliazione con i fratelli, e il sacramento dell'Eucaristia, che è cibo, nutrimento, sostegno per il nostro cammino. Buona giornata a tutti voi.